E dopo questo tuffo nel passato con Janis Joplin, noi ritorniamo in onda perché è arrivato il momento del nostro consueto notiziario. Cioè il Quindi, momento in cui sveleremo le notizie della sì, settimana. faremo questi spoileroni delle notizie. Beh, è stata anche questa una settimana molto, molto densa per quanto riguarda la politica nazionale e internazionale. Perché? Perché parleremo, possiamo dirlo, è ovvio, di quello che è successo in Francia. Con le primarie del Partito Socialista vinte clamorosamente da un candidato, possiamo dire, outsider rispetto a Manuel Valls, cioè Come on. Hamon, quello che è stato definito addirittura il Bernie Sanders francese. Bernie Sanders, ricordiamo, è il senatore socialista, socialista, un senatore che si Che negli rifà Stati Uniti sarebbe definito esattamente. socialista, ma ovviamente Però qua anche lui in non realtà c'entra così. si autodefinisce socialista del Vermont, il quale appunto ha vinto le elezioni primarie in Francia e quindi sarà il candidato del Partito Socialista alle elezioni presidenziali francesi del 23 e del 7, del 23 aprile e del 7 maggio. E poi dall'altra parte, Mentre c'è ovviamente. un grosso problema in casa del centrodestra tra il raggruppamento dei repubblicani, perché Fillon, il candidato che in teoria dovrebbe, secondo i sondaggi, vincere le elezioni, ha avuto una grana pesante in famiglia, ma noi non anticipiamo nulla, ovviamente. Comunque una grana che potrebbe portare Addirittura, addirittura sì. alla sua dipartita, diciamo, Al suo ritiro dal suo ritiro dalla dalle candidatura, candidature e alle quindi c'è presidenziali. tutto il caos all'interno del centrodestra francese, mentre Marine Le Pen, destra, Se la gode, se la diciamo. gode perché intercetterà probabilmente tutti i suoi voti. Poi, naturalmente, parleremo anche di quello che è successo con Trump, che continua a regalarci immense gioie e ordini presidenziali a go-go. È la seconda settimana di Donald Trump E già alla si Casa parla, Bianca. esatto, e già si parla di impeachment oramai quotidianamente. Per passare poi a quello che sta succedendo in casa nostra, dove ormai il dramma del PD è diventato veramente uno psicodramma, perché si parla oramai di scissione, D'Alema ne parla apertamente, sappiamo tutti che quando D'Alema parla apertamente significa che qualcosa di concreto c'è sotto, con una sua lista che gli attribuisce addirittura il 10% dei 10-11%, consensi, sì. quindi vedremo anche qui perché poi c'è tutta questa polemica con Renzi e naturalmente discuteremo anche delle parole che ha detto oggi l'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per quanto riguarda l'ipotesi di elezioni anticipate, e poi parleremo anche di quello che sta, di quello che è successo in Gambia, dove c'è stata una situazione molto difficile perché l'ex presidente sconfitto della Repubblica non voleva cedere il potere, c'è stato tutto un problema con la Lega dei paesi africani occidentali e poi finalmente sembrerebbe tutto un po' più sembrerebbe rientrata la crisi, però con enormi costi dal punto di vista proprio umano dello Stato. Tante notizie, tanta carne al fuoco come dicono, adesso ci andiamo invece ad ascoltare i Ram con Bad day! salutiamo i nostri amici in diretta, salutiamoli. Dimmi. Quelle che dite D'Alema Renzi in barca a D'Alema non vela? c'è niente, no? Non sai qual è in barca a vela. Di Renzi che vuoi, una qualunque. Sì, dai, mettimi allora un'immagine Cioè, qualsiasi ci di sono quelle Renzi. simpatiche in cui fa le Sì. facce. Tipo questa. sì, non è mica Tipo male. le elezioni. Oh, comunque non vale niente, i miei socialisti cotenti 23 minuti fa hanno Questa ti rilanciato piace se quella lo... dei Rom, eh? Questa? Sì. Allora, Da cosa Daniele, vorresti cominciare? vuoi dire proprio le primarie socialiste? Ok, facciamo prima i socialisti in blocco e poi Fillon un altro. Sono tutti e due Yes, abbastanza grossi. sì. Sempre uscita questa canzone di Rem. Sì. Ah, grazie, mi sono connesso alla connessione dell'università, quindi da paura. Ora faccio un riassunto per chi, per due, uno è Valerio, l'altro quindi non so chi sia. Se mi insulti, come commento posso salutarti. Parliamo di quello che sta succedendo in Francia, cioè le primarie nel centro-sinistra che hanno vi visto vincente un uomo della sinistra.
del Partito Socialista, e nel centrodestra invece il candidato che aveva vinto, Fillon. Ecco, hai condiviso il mio video, ho visto. Invece il candidato appunto del centrodestra sta avendo alcuni problemi dal punto di vista giudiziario. E invece poi vedremo negli Stati Uniti la seconda settimana di Donald Trump, che ovviamente è stata fagocitata da dal bando sui musulmani di musulmani provenienti da 7 diversi stati del Medio Oriente, non solo del Medio Oriente, dell'Africa in verità. E infine poi il terzo grande blocco sull'Italia, e un approfondimento infine sull'Africa subsahariana. Subsahariana. 30 a quell'esame. Tu non ce l'hai storia dell'Africa, vero? Sei europeo? No, già mi bastano i miei gli esami, guarda. Non voglio ulteriori. Vabbè, facciamo la sta diretta, su. Lo sapevo. Non sai dire altro che era gay. Ho tutti i video, non so, dell'anno scorso con Herrera gay. Sì, può fare, Federico, però... Non diamo consigli sugli esami. No, perché no, la niente. Non posso scherzare. Va studiato, cioè l'esame che ho studiato più da libro di qualsiasi altro esame. Veramente, guarda, perché comunque è diviso in tanti stati, ritorna su quegli stati. Leone Cacciatore è un libro bello e... È un libro bello, però tosto sicuramente. Non è un esame, non è sociologia politica, non è storia dell'ambiente, questa roba qua, è un esame difficile. Però si fa, io ho preso 30, cacchio. Se l'ho preso io, prendono tutti. 10 secondi, rientriamo! Quanta autostima ha sto ragazzo? Eh? Quanta autostima hai? No, lo dico per umiltà. Per umiltà, R.E.M. Bad Day. Questa è una gran canzone. Di che anno? 10 anni fa? Avrà avuto? Quanti anni avrà? Non me lo ricordo. R.E.M. grande gruppo. Mi sfugge questa nozione musicale. Questa cronologia storica mi sfugge dei R.E.M. Mi dispiace. Fai ma quello che non mi sfugge invece è quello che sta accadendo in Francia, oltre Alpe. Perché? Perché tutti gli schieramenti politici si stanno preparando al big evento che avrà luogo il 23 aprile e il 7 maggio, cioè la scelta dell'inquilino all'Eliseo, al palazzo presidenziale francese, perché infatti, come tutti spero saprete, a maggio scadrà il mandato di François Hollande che ha deciso a novembre di non ricandidarsi, anche se avrebbe potuto pienamente costituzionalmente ricandidarsi, ma ha deciso di non farlo, viste le percentuali di gradimento molto molto basse, addirittura il 12% di apprezzamento al suo operato, e quindi il Partito Socialista, il partito che esprime la maggioranza sia alla Camera dei all'Assemblea Nazionale, che appunto il presidente e il governo hanno scelto la strada delle primarie. Hanno scelto anche saggia, perché spesso e volentieri è stata anche ripresa in altre parti del mondo. Io penso una situazione relativamente simile è avvenuta nel 2006-2007 in Italia, quando il presidente del consiglio era Romano Prodi, e quando fece nel 2007 il Partito Democratico si candidò Veltroni, anche se i rumors inizialmente pensavano appunto proprio come segretario lo stesso Romano Prodi, e invece poi non da così. Quindi vediamo che c'è stato il primo turno, a sorpresa vinto da questo candidato ex ministro del governo, cacciato poi da Manuel Valls per dissidi soprattutto per quanto riguarda la politica economica, e Manuel Valls in teoria, ribattezzato il Renzi francese, sarebbe dovuto essere il candidato del Partito Socialista, ma la base che poi ha votato ha dato lo scettro del Partito Socialista a un altro candidato, e cioè Hamon. Hamon aveva già vinto le prime primarie,
Poi successivamente ha vinto proprio qualche giorno fa il ballottaggio, ma già si era espresso con un 36% rispetto al 31% di Valls. Poi, nelle primarie di pochi giorni fa, quindi il secondo turno, questo ballottaggio che ai francesi evidentemente piace proprio tanto, addirittura si sono presentate circa 400.000 persone in più a votare, quindi anche un appoggio ancora più netto nei confronti di Hamon, che poi ha vinto con quasi il 59%, 58,65 a 41,35, per un uomo che poi, vuoi dire, Valls sarebbe stata una scelta più moderata rispetto a Hamon. Hamon è un uomo marcatamente di sinistra nel Partito Socialista, fu fondato vicino a Jospin, fondatore di una corrente che era quella Nuovo PS, Nuovo Partito Socialista, cioè un partito più spostato sulla sinistra, quindi è un uomo, voglio dire, forte, con principi che dividono anche, ma i francesi sono anche famosi con questi principi spesso spostati, sono anche il paese che ha esatto. Uno dei pochi paesi in Europa che ha matrimoni. Ed è sorprendente che, seppur una strada tutta in salita, perché ricordiamo che in realtà sono due i candidati, e vediamo poi fino a questo punto, cioè fino a questo momento, e poi dopo spiegheremo il perché, che si stanno dando battaglia per l'Eliseo, e cioè Marine Le Pen per il Front National e Fillon per Les Républicains, che appunto si stavano dando battaglia, e seppur i socialisti attestati intorno a un 15%, che per il partito che ha espresso François Mitterrand è qualcosa di irrisorio, ma anche che recentemente ha espresso Hollande, insomma, in trionfo, eletto quasi trionfalmente contro Nicolas Sarkozy. Ma la strada quindi è tutta in salita, però questo non significa che la base non si sia ricompattata, perché noi ricordiamo anche che Manuel Valls era appunto esponente questo Renzi francese, quindi una politica non propriamente di sinistra, ma una sinistra che guarda, una sinistra più liberale, più liberista e più liberale. Ed è importante sottolineare il fatto che le iscrizioni dei ventenni e dei trentenni in seno al Partito Socialista per votare, requisito indispensabile per votare, siano cresciute, siano lievitate addirittura di punte del 20 e del 30%. Quindi chi ha mandato come candidato Hamon sono i giovani. E infatti le celebrazioni per la vittoria, se potete vedere i video benissimo su Facebook, su YouTube, è una platea composta quasi da giovani. Quasi completamente da giovani, sono i ventenni e trentenni che reagiscono a questa, possiamo dire, ondata di liberalità che ha scosso un po' la sinistra. O di moderazione, di moderazione. Troppo centrismo del... Esatto. Noi dopo analizzeremo quelle che sono le proposte di Hamon e poi parleremo del caso che ha coinvolto il candidato che in teoria avrebbe dovuto vincere le elezioni dell'Eliseo e che adesso invece è molto, molto in bilico, e cioè Fillon. Vabbè. No, si può andare lì, mi guardavo per la faccia. Ma non c'è bisogno di tagliare. Ma tanto poi alla fine. Ma perché mi ha messo questa? Cioè, nel senso, gli argomenti sono quelli là. Quindi alla fine, se li tagli o non li tagli, cioè io taglierei più sulla musica. Pronto? Questa la devi cantare tutta? Non la conosco neanche. Come non la conosci? Oh, poi dobbiamo fare il coro, eh? Vai. Vi state perdendo un qualcosa di... Vai, però facciamo pure finta e suoniamo il pianoforte, vai. Allora... Oh, by myself. Allora, innanzitutto controlla se il phage si può ancora utilizzare, Federì, perché sapevo che ci stava lì un cacciatore adesso. Il phage è 100 pagine in meno circa. È bellissimo! Ed è però è qualcosa di straordinario, come che direbbe. Ha tutta l'Africa, quindi può chiedere anche l'Africa del Nord, può chiedere anche quello che accade nel 58 in Algeria, nel 54, insomma, bella crisi. E 58. E poi ti può chiedere pure Suez, mi chiesi Suez, avevo il leone cacciatore, quindi sono rimasto un po' così. Domande, io direi che possono essere secche, ma che ti danno l'opportunità di parlare, cioè nel senso canale di Suez, abbastanza secca, no? Nel senso, tu gli devi dire, è stato costruito nel 1867, forse, qualcosa simile, cioè,
però ti danno l'opportunità poi di poter parlare, poi dipende sempre chi incontri, comunque sono abbastanza tranquilli, io direi. Non dire Ascari di Ascari, non dire Zulu di Zulu, e queste sono fondamentali per non farli incazzare. Che poi da parentesi uno di quelli là che interroga Volterra a Facebook mio. Aia. Bama. Il peggio si può usare, il punto è che ti dice le cose in due righe. Il professore ha anche messo sul sito 6 pagine di Word, quindi molto poco, molto poche veramente, però sono fondamentali perché lì lui, siccome la domanda te la può fare, a me fece una domanda su quelle 6 pagine, che sono sulle società, diciamo, millenarie, se vogliamo così chiamarle, società importanti, 3, gli Ashanti che si trovano nel centro-ovest dell'Africa, quindi diciamo nell'AOF, poi gli Etiopi, che però cominciano da tanto tempo fa, il regno di Aksum, 2000 a.C. mi chiese, e i Zulu, quindi queste cose sono cose importanti, quelle forse pure sono 2 righette. Io poi ho utilizzato pure una serie di mappe per darmi una mano, questa è la cosa che ti direi di fare. E poi ho usato il leone cacciatore, eh? Sì, vai. La voglia, vai. Se vogliamo tagliare, tagliamo musica. Ed eccoci di nuovo in onda, noi stiamo trattando delle primarie del Partito Socialista e dobbiamo spiegare anche perché è definito il Bernie Sanders francese, quindi qual è il programma che ha condotto Hamon a diventare il candidato ufficiale del Partito Socialista alla corsa per l'Eliseo? Reddito universale, cioè ha partito direttamente a gamba tesa con questo reddito di cittadinanza per tutti, oppure per alcune fasce, quelle meno disagiate, e già c'è francamente in Francia un reddito di cittadinanza, sono un paese dallo stato sociale molto forte, molto radicato. Poi vuole a livello istituzionale una riduzione dell'utilizzo, diciamo, del sistema della fiducia, noi lo chiameremo così, anche se ovviamente non c'è un istituto realmente della fiducia in Francia. C'è un articolo, l'articolo 49,3, che appunto dà opportunità più di quindi discutere e non di tornare sempre alla fiducia e quindi far cadere gli emendamenti e non discutere. Poi abbiamo alcune proposte anche se istituzionali interessanti per quanto riguarda i deputati, c'è un limite ai mandati consecutivi e il ritorno al settennato. Perché un tempo in Francia il presidente durava 7 anni, non durava sicuramente 5 anni. È una riforma introdotta nel 2000 e accettata suo malgrado da Jacques Chirac. 7 anni non rinnovabili, quindi o 7 anni o niente, non 5-5, come per esempio ancora adesso funziona. Il voto agli stranieri alle elezioni locali, alle elezioni municipali, questi temi che diciamo in Italia portava avanti la Rifondazione Comunista, proprio l'ala a sinistra. Poi a favore di alcuni elementi, diciamo, della democrazia diretta, che coinvolgano ancora più le persone, coinvolgimento dei sindacati, quindi diciamo è marcatamente di sinistra. Per quanto riguarda le politiche ambientali, contro il nucleare, questo è molto strano per la Francia, per una riduzione, diciamo, del nucleare, è molto strano per un paese che ha circa 60 centri nucleari nel paese, e per una riduzione progressiva fino ad arrivare al 2025 alla fine dell'utilizzo del diesel, anch'esso molto particolare perché la Francia ha delle imprese petrolifere molto importanti, ricordiamo la Suez, la famosa, era metà inglese e metà francese, famosa no per la guerra di Suez del 56. Poi è a favore dell'eutanasia attiva, della legalizzazione della cannabis, della possibilità di far adottare a madri single e coppie gay, o meglio procreazione assistita per coppie omosessuali e madri single, questo è molto interessante. Poi per quanto riguarda la politica estera, dove non si è molto esposto Hamon, favore al riconoscimento della Palestina come stato sovrano, e quindi questo potrebbe anche comportare delle problematicità per quanto equivale il rapporto con Israele, ovviamente. Certamente è un programma molto molto radicale, molto progressista, un programma che cozza un po' con quella che è stata la tradizione degli ultimi 5 anni, perché ricordiamo che François Hollande è stato eletto con un programma non molto dissimile in realtà.
E poi, però, dopo i primi fallimenti, soprattutto i fallimenti nelle elezioni del 2014-2015, dovette fare un po' di retromarcia, se no pensava di perdere la rielezione, cosa che poi è avvenuta in realtà, anche se ha scelto come primo ministro Manuel Valls, il grande sconfitto invece in casa socialista. Quindi vediamo come c'è però una reazione, soprattutto della base socialista, della base più di sinistra, che risponde a questo populismo, diciamo così, a questo populismo dirompente. Perché ricordiamo che l'Eliseo è il primo palazzo presidenziale che si libera adesso, che poi nel corso del 2017 quasi, cioè sicuramente ci saranno anche le elezioni in Germania a settembre, e molto probabilmente ci saranno anche le elezioni in Italia. Quindi vedremo, vedremo insomma come ci sarà, quali saranno i vari fronti. Comunque il Partito Socialista sembra essersi adesso ricompattato nei confronti di questa personalità qua marcatamente di sinistra, a differenza del Partito Repubblicano, che adesso sta vivendo Sta vivendo anche lui invece uno psicodramma. Perché che cosa succede? Che il candidato ufficiale che aveva trionfato alle primarie, cioè Fillon, ex primo ministro per tutto poi il lustro di Sarkozy, che dai sondaggi era dato quasi come il più accreditato all'Eliseo, e sta vivendo un duro periodo, dei duri giorni. Perché? Perché cosa sta accadendo? Che è stato coinvolto in uno scandalo di compensi dati alla moglie. Che cosa era accaduto sostanzialmente? Diciamolo in poche battute. Penelope, la moglie di Fillon, tra l'88 e il 2013 è stata a sprazzi assistente parlamentare e sarebbe stata retribuita una somma, a quanto pare, secondo un giornale, la papera in gabbia, chiamiamola così, insomma la pronuncia francese non è il massimo sicuramente, sarebbe stati gonfiati questi compensi da 500.000 a 900.000, addirittura si è arrivati a 10.000 euro al mese, che nessun assistente parlamentare ha mai visto in Francia. Il che non vuol dire che, in quanto moglie di Fillon, allora non potesse essere assistente parlamentare, perché la legge francese prevede questa possibilità. Questa in realtà è controversa, perché se non ci sono in Francia norme, tanto è vero che è una prassi in realtà quasi abitudinale, sì. Diverso invece in Unione Europea. Perché in Unione Europea invece ci sono tutti dei regolamenti che prevedono, diciamo così, che non possono essere assunti parenti come assistenti. E quindi c'è questo grande scandalo in casa dei Repubblicani. Anche perché la polizia, a quanto pare, ha fatto delle indagini e non risulta che avesse il badge d'entrata per l'Assemblea Nazionale. Ma poi c'è anche un altro problema per quanto riguarda Penelope. Un problema riguardante un giornale di un amico di famiglia dei Fillon, che l'avrebbe retribuita una somma molto importante, ma che poi il direttore stesso del giornale, quindi non il proprietario, a quanto pare avrebbe testimoniato di non averla mai vista. E poi ci sono anche i problemi riguardanti i figli, che sono stati, diciamo, ingaggiati come esperti avvocati, quando ancora invece risultavano essere semplicemente degli studenti di giurisprudenza. Quindi avere avuto un compenso di 84.000 euro, poi alla fine non per ragioni serie. E quindi questo porta alcune problematicità. Fillon ha detto: qualora mi indagassero, non mi condannassero, mi indagassero, io mi dimetterò. E quindi questo lascia già un grande punto interrogativo. Cosa succederà in seno ai Repubblicani? Tornerà Juppé, che però ha straperso le primarie col 33%? E soprattutto ricordiamo che mancano meno di 2 mesi, quindi insomma non è proprio semplice far ripartire la campagna. Non era mai capitato. Quindi ci sarebbe tutta una procedura abbastanza complicata, come in realtà ci fu, se ricordi bene, tutto quel caos all'interno del Partito Repubblicano, ma negli Stati Uniti, per trovare delle regole per disinnescare la nomina di Trump come candidato del partito. Quindi insomma anche le eventuali, in caso di eventuale avviso di garanzia, anche se negli Stati Uniti non c'è, nei confronti di Hillary Clinton. Quindi insomma vediamo come anche lì le cose non sono semplici. E sempre per quanto riguarda dei rimborsi provenienti dal Parlamento Europeo, anche Marine Le Pen è nei guai, perché dovrebbe rimborsare all'Unione Europea qualcosa come 200.000 euro di compensi. E quindi anche per lei ci sono grossi problemi per quanto riguarda i compensi, gli stipendi, gli emolumenti, un termine un po' più tecnico,
dal Parlamento europeo. Quindi, insomma, due candidati azzoppati da questi scandali, anche se uno, Marine Le Pen, in grande spolvero sicuramente. Sì, beh, diciamo che non sta subendo tutti gli stessi problemi che ha Fillon. Un candidato socialista molto, diciamo così, forte, ma con un partito che nei sondaggi non è molto alto, però possiamo dire anche che la campagna elettorale adesso è ufficialmente iniziata. C'è anche Macron, poi, che è l'ex ministro dell'economia, sempre di François Hollande, che si è candidato autonomamente con un suo fronte sempre in marcia, sempre di sinistra. Quindi, insomma, sarà una campagna veramente affascinante da seguire, perché ricordiamo che ci sono i due turni. E al secondo turno, quello del 7 maggio, ricordiamo che andranno al ballottaggio i due candidati che hanno preso più voti. Molto probabilmente si configurerà lo scenario che avvenne nel 2002, quando andarono al ballottaggio l'estrema destra con, cioè, Le Pen. Le Pen padre e Jacques Chirac. Ovviamente in quel caso poi fu un plebiscito nei confronti. Sì, addirittura si arrivò all'82%. Perché? Perché tutto quello che viene definito il fronte repubblicano, cioè socialisti, votarono alla fine per il candidato più presentabile. Il meno peggio, esatto. Il famoso meno peggio, che da noi invece in Italia si vota da quanto? Da sempre. Il famoso candidato meno peggio. Quindi noi abbiamo adesso analizzato quello che sta accadendo in Francia e poi ovviamente vireremo su quello che sta succedendo invece a casa nostra, sempre sul fronte della sinistra. Oddio. Soddisfatto? Come sta andando la puntata? Rimborsato. Rimborsato? Perché? Non ti piace come sta andando? Soddisfatto, rimborsato. Pensavo. Oddio, questi capelli potenziali condizionata. Sì, sta a 20, bello di casa. Oddio, non so se è più brutto quell'insulto là. Quale? Sei un Luca Masi. Non lo capisco. Perché Luca Masi? Non è diretto il TG2 Masi? Non è quel Masi. Questo è un po' più grosso. E puzza. È lento. Come andiamo? Come va? Che dite? Va bene o va male? No, parlo alla diretta Facebook. Abbiamo addirittura due persone che ci guardano. Ci fossi stata lei, Franci? Qua. Mi salutare. Guarda, appena vengo... E lo so, per questo te l'ho detto. Sta arrivando Francesca. Ciao amici della diretta Facebook. Tanto... sono cresciuti da 2 a 3. Ma erano 4 un attimo fa, caracolo, veramente, non è battuto, giuro. Di solito la mia presenza fa calare i, diciamo... E invece stanno crescendo, da 3 a 4. Hai visto? Sono circa il 25%, tipo. Di da oggi facciamo la cosa inversa. Quanto tempo? Chi quanto tempo? Un mio amico ci segue sempre, quando ci sto con uno, è lui, che è Valerio. Che bello, allora, ciao Valerio. Quanto tempo ti riferisci alla mia presenza? Sì, sono stata via tanto tempo. Forse, quanto tempo che non segue la... Non segui il tuo blocco di... Sei bellissimo. Grazie. No, sono bellissimo, Herrera dice. Sì. Ah, ecco, pensavo fosse Sconocchia. Sconocchia. Valerio diceva quanto tempo penso più che altro per la tua rubrica che gli piaceva sul mondo universitario. Bello, sono contenta, però mi sa che... perché non frequenta tanto il mondo universitario, per questo. No, mi sa che... Oh, 5! Mi sa che oggi Daniele avviene la cosa inversa. La gente non scappa, ma arriva. Era una... Cavolo, detto, manca 45 minuti. Minchia, 45 secondi mancano. Un è qua. Oh, e via, cazzo. Non so manco di come vuoi impostarla. Mamma mao, che problema. Come è ansiogeno questo ragazzo. Questo no, ragazzo è veramente ansiogeno. Allora, la presento io. No, non posso, perché questo è come cazzo di pronto. Via. Domani vieni. Non lo so. No, vieni. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, buona continuazione. Questo ragazzo mi dà l'ansia. Sei bellissimo, Herrera, mi si dice. Ricomincio io? Sì. Qui abbiamo
Hedonism. Ma quanto sei bravo. Eh sì, l'unica cosa che sono riuscito a pronunciare. Hedonism, con un H che... Con l'H della onestà. Della onestà, perché noi siamo tutta gente... Onesta. No, gente onesta. Noi siamo tutta gente onesta. E a proposito di onestà, io direi di trasferirci sul terreno politico italiano. Un terreno politico che nel centro-sinistra del Partito Democratico, nella fattispecie, sta vivendo momenti di caos, momenti veramente drammatici, perché... Presidente del Consiglio, che era espressione del Partito Democratico, anzi era proprio il segretario, si è dimesso, ma è stato posto un'altra persona non proprio di spicco del PD come nuovo Presidente del Consiglio, e ora la gatta da pelare è capire Renzi cosa voglia fare, perché c'è l'idea che possa anche non candidarsi nuovamente alle primarie. Perché le primarie? Perché sono in scadenza. Il mandato del segretario del Partito Democratico, che è quadriennale, è stato eletto nel 2013, ricordiamo alla fine, con un plebiscito di... per Renzi, quindi 65%. Renzi contro i pochi voti, poi i relativamente pochi voti di Cuperlo e di Civati. Ecco, è in scadenza e quindi ora ci ritroveremo nuovamente il lunghissimo congresso del Partito Democratico e poi le brevissime primarie più ballottaggio. Esatto, perché qual è il problema sostanziale? È che nel progetto renziano che cosa si voleva? Che approvare la riforma con il referendum di dicembre, andare poi al congresso dove avrebbe stravinto, secondo lui, stravinto, ma per poi indire le elezioni o comunque giocarsela da presidente del consiglio e da segretario del PD con un mandato nuovo e soprattutto, insomma, una posizione forte. Ovviamente al netto di quel che avrebbe poi detto là, e che ha detto, la Corte Costituzionale sulla legge elettorale, perché ovviamente lui con un 60% di vittoria, Renzi, probabilmente avrebbe potuto puntare su andare subito alle elezioni, perché non c'è bisogno neanche di fare il doppio turno, così noi raggiungiamo il 40% a prescindere. Il problema è che la Corte Costituzionale, come abbiamo già parlato, ha cassato il doppio turno. Quindi qual è adesso il problema? Che il piano è andato un po' a monte con il referendum che... ha dato buca a Renzi, è rimasto segretario del Partito Democratico. Che è un ruolo un po' più spendibile, ovviamente. È un ruolo più spendibile, però c'è un problema di fondo, che la sinistra del PD è risorta, la famosa sinistra del PD, la famosa minoranza del PD, e chiede invece un congresso immediato per poi arrivare alle elezioni che molto probabilmente, con tutta poi la polemica sul vitalizio che scatterebbe dal 15 settembre, perché ricordiamo che il vitalizio per i deputati e i senatori alla prima legislatura inizia dopo 4 anni, 6 mesi, un giorno dell'inizio della legislatura. Questa data è il 15 settembre, quindi tutta questa polemica comunque... Questa sembra molto strumentale questa polemica. Esattamente, perché... però sta di fatto che molto probabilmente dopo la sentenza della Corte Costituzionale il 24 gennaio sulla legge elettorale, ricordiamo tra l'altro che la legge elettorale, la nuova legge elettorale è stata già calendarizzata dalla Camera dei Deputati, la discussione, il 27 di febbraio, che per noi può sembrare un tempo oceanico, ma per i tempi della politica è qualcosa di infinitamente breve. C'è tutta una discussione. Perché? Perché Michele Emiliano, il governatore della Puglia, Roberto Speranza, che è il capo della minoranza, della minoranza bersaniana, che è divisa ovviamente da quella d'Alemiano. Esattamente. Oggi. Che cosa accade? Che invocano a gran voce un congresso. Perché? Perché Renzi vorrebbe arrivare alle elezioni senza il congresso, in quanto il suo mandato, come ha ricordato Daniele, scade a dicembre. Però la minoranza ha detto no, non puoi arrivare alle elezioni con un mandato o comunque con il programma che ti è stato bocciato al referendum, non puoi farlo. Quindi c'è tutta un'amplissima polemica. Emiliano poi ha anche risposto per le rime a Renzi ed è anche pronto, addirittura ha utilizzato la parola le carte bollate, cioè sono già pronte anche una serie di ricorsi alla magistratura per indire il congresso, ma c'è un ma, perché il presidente del Partito Democratico Orfini, che faceva parte di quella corrente del Partito Democratico, i giovani turchi,
posso dire, aggiungo un mio commento impropriamente, ma ripeto un mio commento, ha detto che il congresso, che il Partito Democratico non si può indire prima dei 6 mesi e che quindi chiedere a gran voce il congresso del Partito Democratico è qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Noi però parleremo di tutte le polemiche legate al referendum, ovviamente dopo i grandissimi news. Riguardante il referendum, riguardante il congresso. Scusa. Hai detto tutte le polemiche riguardanti il referendum, il congresso. Il congresso, vabbè. No, mi sono sbagliato. Fra? Cioè? Ma basta. Ah, temi che hai cancellato le canzoni a Megaseg. Ma non credo. Anche perché sennò non comparirebbero. Anch'io Linda la risaluto. Forse hai cancellato lì dalla lista. Vabbè, comunque chiedi Auriella, è inutile che stiamo a fare supposizioni. Tu come vuoi svilupparla questa qua adesso? Allora, polemica, quindi. Vabbè, Speranza. No, però è interessante Speranza, non per qualcosa, sì. Perché fa vedere che la sinistra... Senti, cioè, un po', ma come la vedi la cosa che mi voglio iscrivere ai Giovani Democratici? E quando? A giugno. Se c'è pure qualcuno lì a Laurentina... A Basilica, no, qui a Basilica San Paolo. No, lì a Laurentina c'è solo la cosa del PD. Ma perché i Giovani del PD qua ci sta ancora? Qua Giustina Imperatore. C'è ancora. Mi è stato riferito stasera e io ho intenzione di... Tu sei del 94? Pensavo, tu età io ho finito. No, l'anno dopo. Sì. Non mi raccontavo, ho finito. Beh, non è un po' più grande del 2014. 94. Perché vabbè, sì, diciamo insomma... 22. Vabbè, 2 anni chissà cosa... Ma avevo cominciato a... Magari mi candido come segretario del PD. Ho fatto il segretario a... Sì, no, a 19 anni. Ma insomma, dimmi un po', ma quindi mo si va a elezioni? No, è stata riprorogata, no? È stata riprorogata la... In attesa del... Che ti ha detto Ariella, Fra? Ne arriviamo su Emiliano, se questo qua fa parlare. Dimmi. Oh, per me siamo pure tagliati. Dobbiamo su Emiliano? Ma anche 4, guarda, perché a me piace veramente tanto migliore Emiliano. Vai, dimmi. Se dici a me no, io non stavo parlando. No, dimmi del che cosa volevi dire su Emiliano. No, lo scoprirei solo vivendo. No. Allora, voi dovete capire che collaborare con Daniele è una fatica costante. Ah, dillo a me, guarda. È una fatica costante. Con lui non si collabora, parla solo. Io sono... Cioè, i blocchi escono una meraviglia, lui è sempre preda dell'ansia, ha un'ansia viscerale. Se non ti entro in te con... Te non? Ti entro in tackle? Ti perdi su Andreotti e Giorni Democratici. Certo. Andreotti non l'ho citato per niente. Mi sta attento. RDL, Roma 3 Radio. Ed eccoci di nuovo in onda... Radar, noi stavamo parlando delle polemiche per quanto riguarda il congresso del e non il referendum, come avevamo detto precedentemente, ma noi volevamo vedere se eravate attenti. Certo, ovviamente. E ci sono arrivate decine di chiamate qui in redazione per dirci: no, ma stavamo parlando del congresso, non del congresso del PD. Perché? Perché le correnti adesso sono tornate a essere nuovamente palesi. C'è la sinistra del PD, come tu hai definito precedentemente, che però si è divisa, perché c'è una parte più ortodossa, i dalemiani, e una parte più, diciamo, eretica, eterodossa, che è quella lì dei bersagnani, che ora si trovano intorno a Speranza. D'Alema ha detto molto chiaramente al 130 anni, qualche giorno fa, prima il congresso, poi la legge elettorale, rigorosamente proporzionale, perché lui è un uomo di sinistra, e in fondo la vuole anche Hamon, proporzionale, non è un caso,
E poi le elezioni. Se si pensa di fare le elezioni senza nuova legge elettorale o senza congresso, noi facciamo una lista nostra. Molto chiaramente ha detto Daniele, facciamo una lista nostra. È andato dalla Berlinguer, ha detto, di fronte a Bianca Berlinguer, ha detto la nostra lista ha già un 10-11%, io ho fatto fare delle rilevazioni statistiche. E poi ci sarà la possibilità e come di allearsi col PD, ma quando avremo potere contrattuale. Quindi ha detto molto chiaramente, molto francamente, come avrebbe detto lui, il suo piano politico, che invece è differente da quello, per esempio, di un'ala che era molto vicina a lui, che era la stessa, l'ala odiernamente definita dei bersaniani, che si trova intorno a Speranza, che è lui il candidato segretario, che dice voglio cambiare il PD, voglio discontinuità sicuramente, ma la voglio dall'interno. Breaking news di poco fa, ovviamente, Bersani ha detto che se Renzi forzerà, quindi se si andrà a nuove elezioni, si farà un nuovo Ulivo, ovvero una sorta di alleanza, una super federazione con più partiti politici di centrosinistra. Un'idea che garba e come, per rispondere alle richieste dei nostri radiospettatori, a Emiliano. Michele Emiliano, governatore, presidente della giunta regionale pugliese, favorevole sicuramente alle parole di un paio di settimane fa di Romano Prodi. Bisogna rifare l'Ulivo, cioè il centro e la sinistra devono stare insieme in una grande federazione. Non deve esserci solo un partito, che poi oggi ha perso molto i suoi consensi, il PD, no? Non è un partito dal 40% sicuramente. No, sicuramente non raggiungerà quelle che sono, quello che è stato il famoso 40% risultato delle europee del 2014, che poi sono stati il primo test elettorale per il governo Renzi, perché il governo Renzi si è insediato a febbraio, il 22 febbraio, e a giugno si sono tenute le elezioni europee. Però è anche chiaro che dall'altra c'è la maggioranza all'interno del PD, del congresso del Partito Democratico, cioè che è uscita appunto dalle elezioni delle primarie del 2013, che ha praticamente quasi bulgara in mano ai renziani, perché hai ricordato prima il risultato bulgaro anche lì delle primarie del 2013, che portarono Renzi al trionfo dei renziani della prima e della seconda ora, aggiungerei, perché poi ci sono stati, come al solito, coloro che si sono messi sul carro del vincitore. Vabbè, come al solito, insomma. Però adesso dobbiamo vedere perché se il partito di quella che in teoria dovrebbe essere la maggioranza relativa dal punto di vista dei consensi ha questi problemi, e come reagirà la sinistra, perché dall'altra abbiamo una destra che è completamente disorganizzata, abbiamo visto le liti continue tra Berlusconi, Salvini, ma anche Meloni, mettiamoci in mezzo. Sì, la Meloni terzo incomodo, che però da un punto di vista elettorale non può vantare un potere contrattuale, come direbbe D'Alema, molto forte, perché Fratelli d'Italia sta intorno al 4,5-5%. Dall'altra abbiamo invece il Movimento 5 Stelle, che seppur al netto di tutte le grane con Roma e con le varie vicissitudini, però volano i sondaggi. Cioè c'è seriamente la possibilità che il Movimento 5 Stelle diventi forza di governo. Poi lì dovremo poi andare a vedere come, con quali candidati, quale governo, perché i cosiddetti pentastellati non hanno mai chiarito molto come si dovranno scegliere eventuali ministri e presidente del Consiglio. Infatti, verosimilmente, i 5 Stelle, per come si erano conformati pre-2013, erano, pre-2014 direi, anche un partito molto da opposizione. Esatto. Adesso, capendo questa grande possibilità, in un momento in cui il centro-sinistra si sta sostanzialmente implodendo, il centro-destra si sta distruggendo l'un con l'altro, ecco, in questo momento potrebbe raggiungere, anche se ovviamente c'è una problematicità che, con quel che ha definito la Corte Costituzionale, ovvero con l'assenza del secondo turno, ecco, a quel punto è più difficile raggiungere il 40% al primo turno. Perché ricordiamo che il premio di maggioranza, cioè il 55% dei seggi, scatta solamente se un partito prende il 40% diretto. Però adesso, al primo turno. Adesso quasi nessuno ha questa maggioranza così ampia di voti. Quindi da una parte abbiamo questa frammentazione politica accentuata poi da Sinistra Italiana, perché a sinistra abbiamo Sinistra Italiana, cioè il movimento di Fassina, dei fuoriusciti del Partito Democratico. Abbiamo il centrodestra, appunto, che non si sa bene quale direzione voglia prendere. C'è il movimento di Pisapia nuovo, tante realtà. Quindi c'è la galassia della sinistra, il Movimento 5 Stelle che
dobbiamo vedere poi che cosa ha intenzione di fare, perché sono i tre candidati alla presidenza del Consiglio, seppur non formalmente, e cioè Di Battista, Di Maio Grillo. E Fico. No, poi c'è Grillo, no, Grillo no, perché Grillo lo ha detto chiaramente, ha una sentenza passata in giudicato che non può, per il regolamento del Movimento 5 Stelle, non può essere candidato. Però abbiamo anche questi, quindi dovremo anche vedere come si sceglierà il Presidente del Consiglio. Insomma, saranno tutte valutazioni da fare se e quando si andrà ad elezioni, perché poi il vero punto sarà se andrà ad elezioni quest'anno o si aspetterà la fine della legislatura, che ricordiamo è prevista per il febbraio del 2018. Oggi le parole dell'ex capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che ha fatto il suo monito. Vi ricordate che nel novennato di Napolitano era quasi quotidiani i suoi moniti? Bene, oggi ha monitato, penso che si dica. Insomma, ha fatto un nuovo monito. E ne ha avuto dicendo, ben d'onde. E ne ha avuto ben d'onde. Perché? Perché poi ci sono state tutte le polemiche da tutte le parti. Perché? Perché appunto l'ex capo dello Stato ha detto chiaramente che in una democrazia sana le elezioni ci sono solamente quando la legislatura scade, quindi al momento di scadenza della legislatura si va ad elezioni. Secondo Napolitano il governo attuale è nel pieno delle sue funzioni, nel pieno del suo esercizio, e quindi non si ha la necessità di andare al voto. Però siccome la parola non spetta, parole poi ovviamente che sono state, diciamo così, travisate, no, non solo travisate, ma sono state proprio respinte al mittente da quasi tutte le forze politiche che si stanno in realtà già poi alleando per andare alle elezioni. Molto probabilmente la data è quella di giugno. C'è, diciamo così, un rumor che dà Gentiloni oramai segnare tutte le date possibili, tutte le domeniche possibili da maggio a giugno, che sono quelle più probabili per andare ad elezioni. Però, come sempre ricordiamo, la palla ex Costituzione spetta sempre al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Che può sciogliere le Camere, quindi... E poi ci deve essere un motivo. Quindi se il governo cade, se c'è la legge elettorale, il governo, il PD stacca, cosiddetto, stacca la cosiddetta spina, si andrà ad elezioni e vedremo poi la campagna elettorale. Noi adesso però andiamo in musica con un grande della musica italiana, cioè Franco Battiato, che ci canta la sua Bandiera Bianca. Comunque penso si dica monitorato. No, monitorare è monitorare. Okay, però... Secondo me monitato si dice, guarda un po'. Perché il monito, non so come si dice... Secondo me è un sostantivo, non è un... Regà, non è un participio passato, monito è un sostantivo. Va bene, però voglio dire se c'è un verbo. Fallo te, chiama la crusca. Senti, ascoltami. Monitare sarà. Ascoltami. Dimmi. Sì, ho visto. 4 minuti, che vogliamo fare? Facciamo l'ultimo blocco. Che qua? Cosa c'era rimasto? Immigrazione Trump, velocissimo. Sì. E va bene. Io volevo dire se c'era un... Non esiste il verbo? No, lo so che è un sostantivo, il monito, lo so. Però volevo vedere se c'era un verbo. Il borsista ci guarda male. Non ti credo. Tagliamo un po' la canzone? È per forza tagliamo la canzone. Sì, tra un po' la tagliamo. Franci. Ma la mente di le castronerie, tu pensa a stare a... Monito è participio passato, monito. Però monito è sostantivo. Sì, ma c'è quindi il verbo? No. C'è il verbo però a participio passato però... Ah, ok, quindi ammonito, vabbè, dai. Da ammonire. Tu facevi l'arbitro. Da ammonire, dai. Sì. Cioè, facevo l'arbitro, mi sarebbe piaciuto fare. Ah, pensavo che... Vedi, mi dicono, il monito viene dal verbo ammonire. La canzone è un Grazie. Po'... C'era questo dubbio, grazie a Valerio. Che è quello che sempre... Io ci abbiamo una persona civile? Sì, è breve. Vedi, un fan... Era quello là sulle domande su Trump e Stati Uniti. E su Trump, sì, anche Trump. Io mi sto schiattando dal canto. No, non ci pensare. Sì, in effetti, monito, monito, c'è ragione. France, tagli la canzone, per favore. Senti, facciamo il blocco, ascoltami, facciamo questo blocco qua e insieme questi insieme qua. I saluti, sì. Ed eccoci di nuovo in onda dopo Mister Tamburino, dopo Franco Battiato. Perché? Perché noi ovviamente dobbiamo aggiornarvi su quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove c'è
un grosso movimento di protesta contro l'ordine esecutivo firmato da Donald J. Trump, il 45esimo presidente degli Stati Uniti, e che prevede un bando ad entrare negli Stati Uniti dei musulmani proveniente da 7 paesi, tra i quali ci sono ad esempio lo Yemen, l'Iraq, l'Iran, la Libia, quindi insomma tutti i paesi che hanno rapporti un po' problematici o comunque situazioni di guerra aperta, e tra l'altro anche la Siria. È successo veramente un caos, c'è stato un movimento di protesta soprattutto negli aeroporti, con team di avvocati che si sono che hanno patrocinato le cause di persone che si sono viste respinte agli aeroporti, perché questo bando appunto non permette l'entrata negli Stati Uniti. Circa 200 persone sono arrivate negli aeroporti statunitensi, non sono fatti uscire, 735 sono state trattenute negli scali, quindi è una situazione piuttosto la cosa complessa. Interessante è che quasi 400 di questi 735 sono residenti negli Stati Uniti. Sì, perché anche chi ha la green card, cioè il nostro permesso di soggiorno, non è valido. Perché quindi Trump ha detto: noi vogliamo fermare con l'immigrazione proveniente da questi stati per almeno 90 o 120 giorni, più proroghe, più la possibilità in certi casi definitivo fino a ordine contrario, ma non per i cristiani, cioè sostanzialmente per i cristiani provenienti per esempio dalla Siria, perché in quel caso le attività di aiuto profughi rimangono, ma i posti sono passati da 100.000 a 50.000. Perché è proprio questo il problema, che questo ordine esecutivo ha una base fortemente discriminatoria. Perché? Perché bandisce o comunque impedisce alle popolazioni solamente islamiche, cioè di religione islamica. È stato questo che ha spinto un giudice federale, anzi una giudice federale della Corte di New York, a sospendere l'esecuzione di questo ordine esecutivo, perché ricordiamo brevemente che qualsiasi giudice sul territorio americano può decidere sull'incostituzionalità o meno di un provvedimento o comunque di una legge del governo federale. Bene, che cosa è accaduto? Che anche il suo ministro della giustizia, anzi ministro della giustizia ad interim, Sally Yates, è stata licenziata, you are fired, come diceva Donald Trump nel suo The Apprentice. Perché, Daniele? Perché sostanzialmente ha deciso di non attuare quel decreto presidenziale che invece andava sostanzialmente attuato. Cioè di non patrocinare le cause, perché il Ministero della Giustizia è, diciamo così, sono gli avvocati di Stato, e quindi di difendere in tribunale questo ordine esecutivo. Questo vice ministro, ministro ad interim della giustizia, si è rifiutata, e quindi Donald Trump l'ha licenziata in tronco. Questo ordine esecutivo, ricordiamo che cos'è sotto un ordine esecutivo, è grosso modo un ordine esecutivo, è un indirizzo amministrativo emanato direttamente dal Presidente degli Stati Uniti, cioè è grosso modo come la pubblica amministrazione federale deve agire. È un provvedimento che il Congresso può in qualsiasi momento abbattere o comunque può revocare, però è anche vero che il Congresso è mano repubblicana, anche se ci sono state grosse polemiche in casa repubblicana su questo ordine esecutivo. Pur, secondo Rasmussen Reports, cioè una società diciamo che fa sondaggi, questo decreto ha avuto comunque da parte della popolazione una valutazione positiva, 57% quanto pare favorevole, il 33% contrario, il 10% indeciso. Però è anche vero che il campione di 1200 persone su una popolazione di 300 milioni di persone, comunque possiamo dire che anche un altro sondaggio vede l'operato di Donald Trump addirittura con il 52-53% contro l'operato di Donald Trump, quindi uno delle percentuali di gradimento più basse, addirittura 45%, mai visto addirittura per George W. Bush, l'ultimo, uno dei presidenti più odiati, più detestati dagli americani, dopo 1000 giorni dall'inizio del mandato raggiunse una percentuale così bassa di gradimento. Quindi vediamo come quello che poi Trump ha promesso in campagna elettorale lo sta attuando, e noi ovviamente continueremo anche ad analizzare quello che sarà tutti i provvedimenti, perché è stato nominato anche un giudice, tra l'altro conservatore, ultra conservatore in sostituzione di Scalia. Ne parleremo poi la prossima settimana, perché dovremo
anche lì valutare quali saranno gli esiti. Poi è giovanissimo, tra l'altro. Ma anche perché 49 la prossima settimana sarà la terza settimana di Donald Trump, purtroppo. Esatto. Noi ormai stiamo contando quante settimane mancano alla fine del mandato presidenziale di Donald Trump, ma stiamo parlando di a voglia te. Pagina Facebook Roma 3 Radio, pagina Twitter Roma 3 Radio a numero, Instagram Roma 3 Radio sempre a numero, Spotify Roma 3 Radio, tutte le playlist curate dai programmi musicali. O altrimenti ci mandate una mail a roma3radio@uniroma3.it o sul nostro bellissimo sito radio.uniroma3.it o altrimenti l'application TuneIn Roma 3 Radio. Grazie per averci ascoltato, come sempre è stato un piacere informarvi e farvi anche un po' divertire con la politica. Appuntamento alla prossima settimana. Io ringrazio Daniele. Io ringrazio a te, io Raffa. Ringrazio Francesca dalla regia, ringrazio la nostra nuova collaboratrice, sempre Francesca, le Francesche che trionfano in questa radio, e ovviamente il nostro parigino, il nostro emigrato parigino, il buon Fabrizio Genovese. Appuntamento prossima settimana, 8 febbraio, sempre 19:20 con Radar. Ciao a tutti. Ciao. Quanto stiamo diventando bravi. Grazie a Valerio per anche la voce sul dizionario. Non vedeva l'ora, Valerio. No, no, ma sono molto contento, quindi, di questi suggerimenti, di queste risposte anche molto veloci, molto smart. Grazie ancora per averci seguito, appuntamento sempre alla prossima settimana. Ciao! Ciao!